Quattro distinte operazioni della polizia, tre della squadra mobile ed una della volante, sono state illustrate oggi in conferenza stampa dai dirigenti di settore Fabio Abis e Carla Durante. Nascondeva 1 chilogrammo di eroina diviso in 2 panetti nel sedile posteriore della sua Opel Corsa il 63enne tarantino Angelo Cellammare, bloccato ed arrestato dagli agenti della squadra mobile mentre viaggiava sulla statale Appia in direzione Taranto. La droga, di certa provenienza barese, era destinata ad essere smerciata nei quartieri Tamburi e Città Vecchia. Le indagini proseguono per individuare i destinatari e gli ambiti di spaccio. Il corriere, dall'apparenza innocua, aveva vecchi precedenti penali non legati alla droga. Sono stati gli operai che si occupano di raccolta differenziata di rifiuti nella discarica Pasquinelli di Statte ad avvertire gli agenti della squadra mobile del ritrovamento di una vecchia valigia di cartone pressato contenente una borsa di cuoio da cacciatore, oltre ad un piccolo arsenale, 138 cartucce per fucile da caccia calibro 22, 2 coltelli ed attrezzature per l'attività venatoria. Materiale di cui qualcuno ha voluto disfarsi, ha affermato Abis, e che era stato gettato in un normale cassonetto dei rifiuti e scaricato qualche giorno fa al centro di stoccaggio. Gli agenti della sezione criminalità diffusa, più comunemente noti come Falchi, hanno notato ieri pomeriggio verso le 17 alla Salinella, nei pressi dello stadio, un 20enne di cui sono state diffuse solo le iniziali SM, affacciato tranquillamente al balcone con in mano un fucile. I poliziotti sono intervenuti immediatamente accertando che si trattava di un fucile ad aria compressa. Nella perquisizione della camera da letto del 20enne sono state ritrovate nel comodino munizioni per armi comuni da sparo calibro 6,35 ed una pistola giocattolo alla quale il ragazzo stava cercando di inserire una canna artigianale. Trovata anche una balestra sequestrata insieme alle armi e alle munizioni, che si può detenere liberamente ma che nelle mani sbagliate può trasformarsi in un'arma letale. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà. Gli agenti stanno raccogliendo informazioni sull'eventuale frequentazione del 20enne di ambienti criminali. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato nella notte tra le 2 e le 3 Carlo Panzarini, 22enne, Pietro Caracciolo, 21enne, Antonio Cuccu, 20enne, tutti tarantini, per furto al bar Caos di Via di Palma, angolo Via Regina Elena. Obiettivo dei ladri, non si esclude siano gli stessi anche alcuni mesi fa. A seguito di una segnalazione al 113, 3 volanti hanno raggiunto il bar, di cui 3, con sfrontatezza e sfidando il sistema di videosorveglianza, avevano infranto le vetrate a calci per rubare banconote e monete contenute nella cassa, circa 600 euro, schede telefoniche ed alcuni pacchetti di sigarette. All'arrivo degli agenti sono fuggiti prendendo strade diverse ma senza successo. Uno è stato raggiunto in via Clavio, uno in corso Umberto e l'ultimo nelle vicinanze della Villa Peripato. Uno dei 3 aveva nascosto il denaro in una scarpa. La collaborazione della cittadina, che nonostante la tarda ora ha fornito in tempo reale le notizie alla polizia, ha denotato uno spiccato senso civico e si è rivelata importantissima per la riuscita dell'operazione.